Ok, buongiorno a tutti su Cinemio. Allora, innanzitutto una domanda a Domenico Fortunato. Tu sei autore anche della sceneggiatura, coautore della sceneggiatura. Il tema di questo film è veramente molto, molto delicato. E come hai affrontato la scrittura della sceneggiatura, la delineazione dei personaggi in questo film? Abbiamo lavorato in cinque la sceneggiatura. Il soggetto di Cesare Fagnelli e Francesca Schirmo. Abbiamo lavorato anche basandoci sull'esperienza, cioè cercando di essere molto aderenti alla realtà e di raccontare questo mondo del dolore, dell'ospedale e della famiglia senza fronzoli, senza essere ridondanti e aggiungere troppe cose, in modo asciutto. Abbiamo cercato di lavorare in questo modo, cercando di essere molto aderenti al reale. Infatti i personaggi sono molto, diciamo, asciutti, molto, molto reali in questo caso. Infatti Donatella, la Veri. domanda, molto veri, Quello che sì. noi cerchiamo, insomma, noi attori, chi fa il cinema cerca una verosimiglianza, una verità. Quindi devo dire che proprio il motivo per cui ho voluto fare questo film è forse questo. Noi ci siamo ritrovati in un incontro che abbiamo fatto io, Domenico e Cesare, Fagnelli, produttore, dentro l'ufficio da Consuelo, dalla mia gente. È stato quasi terapeutico, un incontro di psicoterapia dove abbiamo raccontato ognuno le sue esperienze, loro legate alla perdita del padre, alla perdita di mia madre, e abbiamo raccontato questo percorso. Il film Domenico ha voluto raccontare questo percorso, come affrontare la malattia. Quindi il pubblico, credo, chi purtroppo ha subito questa esperienza si rispecchierà, si rivedrà, e quindi se si emozionerà come noi ci siamo emozionati nel farlo, nel vederlo poi ieri sera in sala, credo che il film sia riuscito. E come gruppo di attori, come famiglia voi, vi siete preparati prima, vi siete incontrati per appunto creare questo gruppo familiare che poi è molto unito nel film, è molto Era così legato? nel set, sul set è stato così, quindi c'è stata la chimia, sai, quando succede è inspiegabile. Noi ci siamo amati subito insieme ai nostri figli, abbiamo giocato con loro, mangiato le polpette, abbiamo fatto di ogni. I panzerotti li hai fatti I tu? panzerotti li abbiamo mangiati pure, anche troppi. Quindi questa è la bellezza e la magia del cinema, nel C'era anche chi senso. faceva sparare un panzerotto in scena perché erano belli caldi, pronti, Ecco, tutti molto beh, buoni. Abbiamo iniziato, intanto giustamente. abbiamo rotto il ghiaccio facendo le prove come si fa a teatro e cioè ritrovandoci per alcuni giorni in ufficio con un tavolo lungo lungo e con i copioni lavorando sui personaggi, facendo due letture e poi ognuno lavorando su delle scene in particolare. Quindi quando siamo arrivati a Martina Franca, una settimana prima dell'inizio delle riprese, avevamo già rotto il ghiaccio a Roma. A Martina Franca siamo stati in un posto bello, tutti riuniti perché c'era un enorme anti-Covid, quindi non si poteva andare a mangiare Da fuori, bisogna stare nel ristorante dell'albergo. Cominciavamo a chiedere delle cose ognuno, eccetera. Qualche cosa da fuori, tipo le polpette che faceva la nonna di nostra figlia, di Giuliana. Giuliana Simeone, aveva le nonne, sapevano due tipi, c'era la gara tra le nonne. E Faceva questo, le polpette più queste buone. cose hanno contribuito a creare veramente l'atmosfera di famiglia e lì abbiamo cominciato a giocare come se fossimo una famiglia vera. Sul set abbiamo riportato questa energia e questa voglia, sia nelle scene più leggere che nelle scene più impegnative. E si vede, per me si vede Sì. proprio. E l'atmosfera, ok, va bene, allora basta, chiudiamo qui. Grazie Grazie. mille, se volete salutare Cinemio che... Ciao Cinemio. Ciao Cinemio. Grazie. Tornate al cinema, nelle sale per favore, Tutti, tutti. tutti. Cinema e teatro. Ok. Al cinema non ci si contagia. Sicuramente, Solo sicuro. grazie.